Due mesi dopo si ritorna al Palacart Indoor per la rivincita ancora una volta con questo individuo, per vedere chi avrà ancora una volta la meglio dopo l'8 dicembre. Quindi, per la prima volta in questo 2023, ai microfoni Matthew Torgard in compagnia di Jag. Stiamo andando ancora una volta al Palacart di Parma per la rivincita della gara dell'8 dicembre, che trovate sul suo canale, a sto giro incredibile, vlog congiunto. Esatto, vlog on the road doppio. Esatto, per vedere come potremmo migliorare e se abbiamo migliorato dopo due mesi di assenza dalle corse per vari motivi di lavoro, impegni della vita, eccetera. Aspettative? Aspettative, beh, bisogna fare sempre di meglio. Insomma, adesso conosciamo il tracciato, quindi dobbiamo fare meglio dell'altra volta. Esatto. Il mio best è 33.0, il tuo è 32 alto, mi sembra di aver capito. 31 basso. 31 forse. Basso. Cioè, 31 alto. Sì. Vabbè, ci siamo capiti. 31 insomma, alto. 31 alto. La domanda è: riuscirà il nostro eroe a migliorarsi? Lo scopriremo già con le immagini. Quindi ci trasportiamo subito al Palacart per libere e qualificazioni. E scendiamo in pista dunque al Palacart di Parma per conoscere i segreti del tracciato, come diceva Ivan Capelli, mentre qui subito screzzi tra Jag e Matthew, due grandi rivali. Jag prova a replicare quanto fatto l'8 dicembre seguendo me stesso come lepre, mentre ci cimentiamo nel primo giro delle libere con la presentazione di questo tracciato. 330 metri per 11 curve, qui stiamo affrontando già la famigerata curva 2, una delle curve più difficili dell'intero percorso. Qui andiamo immediatamente nella parte a me favorevole, la parte di scorrimento, 4 e 5, per poi andare subito nella famigerata curva 6, la curva MCM, per avere un grande vantaggio nelle prove cronometrate a seguire. Dopo una lieve parte di scorrimento si va in una curva per me molto difficile, la 9, 10-11 da fare in piena prima di lanciarsi sul traguardo in una pista lunga 330 metri per 11 curve. Questi sono i segreti del tracciato del Palacart, una pista veramente tecnica, veramente difficile, che metterà a dura prova i contendenti in questa gara. Qui siamo con le immagini invece nella qualificazione. Ricordiamo che abbiamo scelto, come la gara dell'8 dicembre, un pacchetto completo con 5 minuti libere, 10 di qualificazione e 25 giri di gara. Una pista, quella del Palacart, dicevamo, molto tecnica, che metterà a dura prova le capacità dei ragazzi presenti, e nonostante sia stata la seconda volta che io andavo in questa pista, si è già visto subito un miglioramento incredibile, lo vedremo però nel secondo giro. Questo però è indicativo su quanto sia importante avere un riferimento davanti per capire linee migliori, per migliorare dove facevo fatica la gara scorsa. Qui davanti avevo Beppe, che sarà uno dei grandi protagonisti della gara fatta qualche giorno fa, mentre evidentemente arriviamo nella parte cruciale del circuito, la curva Jag, la curva 2 fatta bene per questo giro a lanciato di qualificazione, dove tutti miglioreranno rispetto alla prestazione precedente dell'8 di dicembre. Parte di scorrimento intanto affrontato in questo momento, la curva 6 fatta in modo molto interessante, questo invece era una parte che sbagliavo spesso, fatta molto bene in questo caso. Si va nella parte veloce per tagliare il traguardo di questo giro di qualificazione in 32 secondi e 2 decimi, un tempo irreale. Il problema è che tutti noi abbiamo migliorato, e tra poco vi lasciamo alle reazioni della pista. Figa, sei una bella bestia a seguire te, porca puttana. Io? Figa. Sono ultimo. Come ultimo? Ti giuro. Sei serio? Cazzo, io sono quarto, ma tipo sono 8 centesimi, dei millesimi dal terzo. Autorità, allora? Lui è veloce. L'autorità l'ho fatta passare perché ho visto che era dietro. Esatto. Chi è il 18 come numero? Chi è che ha il car numero 18? Chi è che ha il numero 18 come car? Cazzo, vai come un assassino te. C'è qualcuno che è andato più forte di me? No, vabbè, ce la sì, giocavamo. Io sono tipo quarto, 8 millesimi dal terzo e a 2 decimi dal primo. Ho fatto 32 e 2. Io sono a 71 millesimi dal primo. Allora sei secondo. Cazzo, è primo. Sì, Anthony? Scusate, intanto intervengo dal Tardini per segnalare un colpo di scena. La commissione corsa, non vorrei dire, ha fatto giustamente a mettere in gara il titolare della curva 6, quest'uomo. Commenti a riguardo? Vedrò di venirti a prendere a cioccarti. Grazie. Mentre commenti di questo che passano con 94, guardiamo il Jagone e il gatto che discutono sulle tattiche incredibili. E quindi attenzione, tra poco si parte per la gara. Sensazioni pre-gara, dai ragazzi. Per il contenuto, io disagio. Disagio perché non sto trovando il feeling con il cazzo come la volta. Bisogna cambiare l'assetto di Montoya.
E dopo aver dunque sentito le sensazioni dei piloti prima della gara e dopo la qualificazione, ci trasferiamo subito in pista. Si parte per quinti, ma vi lasciamo con queste immagini al silenzio della partenza. Let's go! Ed è lights out al Palacard. Parte la rivincita tra Matthew e Jake mentre ci barcamenniamo nella partenza centro gruppo. Anthony gira per primo in curva 1. Tentiamo di superare Beppe che chiude molto bene la porta. Mai ha un pessimo scatto. Si va a curva 2 con un tamponamento da parte mia su Maya, non influente però per le dinamiche della competizione. Quinti eravamo, quinti rimaniamo in questa partenza molto importante. Cercare di non perdere il riferimento là davanti dei piloti che sono sicuramente più esperti e più avvantaggiati del sottoscritto. Ci avviciniamo all'ultimo settore, rimaniamo in quinta posizione con un Maya che sembra arrancare, fare praticamente la gara del gambero. Tagliamo il traguardo del primo giro in quinta posizione. Al secondo tentiamo l'ingresso in curva 1, ma Baia chiude molto bene la porta. Si va in curva 2, stesso discorso, nulla da fare, si prosegue e sarà una gara veramente tiratissima. Se i tempi in qualificazione erano incredibilmente tirati, come abbiamo visto nelle dichiarazioni dei piloti prima di questa gara, lo sarà anche questa competizione di 25 giri. Ci avviciniamo verso la fine del secondo passaggio, le posizioni sembrano immutate con Anthony davanti, Jake secondo e Beppe terzo, ma Beppe sembra avvicinarsi tantissimo al numero 11, mentre qui attacco quantomeno tentato là davanti. Dietro invece il Maya prova a guadagnare terreno su Beppe. Io invece rimango un po' a bagnomaria tra il quarto e il quinto posto. Andiamo nella parte però che preferisco, quella di scorrimento. Ci avviciniamo veramente tantissimo, attacco del Maya che però non riesce su Beppe. Allora noi passiamo per girare per quarti al terzo giro di 25. Clamorosa azione qui da parte del sottoscritto che approfitta evidentemente di errori degli avversari. Qui siamo in realtà al quarto giro mentre succede questo. Contatto tra Beppe e Anthony e infatti la gara si ferma a bandiera gialla. Anthony, a posto? Una dinamica dove evidentemente la FIA dovrebbe indagare in qualche modo. Fatto sta che la giurisdizione fa finta di non vedere e di conseguenza si vola verso una terza posizione insperata per tagliare il traguardo del quinto giro e di conseguenza il pullman, che era evidentemente uno dei favoriti dopo questa qualificazione spettacolare, si ritrova indietro, mentre qui rischiamo l'inverosimile perdendo il kart in curva 2. Volano parole grosse da parte di me stesso medesimo, mi verrebbe da dire, mentre dobbiamo cercare in qualche modo di difendere questa posizione sul podio che sarebbe insperata, un po' vista la gara della volta scorsa dove ho finito sesto lottando ma comunque nelle retrovie. Qui invece ci ritroviamo in modo inspiegabile a fare una gara di testa, però Jake e Beppe sembrano avere senza dubbio un passo in più importante rispetto al sottoscritto. Provo comunque a entrare in curva 2, ma le linee di Jake e Beppe sono sicuramente pulite, sicuramente migliori. Quindi l'obiettivo potrebbe essere quello di non forzare tanto, quello di aspettare un errore da parte loro e vedere cosa potrà succedere. Siamo di fatto a un quinto della competizione. Questo è il sesto giro completato, andiamo verso il settimo, mentre in realtà va detto che non cambierà più niente. Succede l'irreparabile, vincerà Beppe, prova addirittura a passare Jake, ma non servirà, e c'è il flag e questa è la reazione. Veramente un podio incredibile, un podio insperato, una gara bellissima che è stata veramente tirata, combattuta fino all'ultimo. E adesso vi lasciamo alle sensazioni dei piloti post gara e alle conclusioni del caso. Yes! Cado, vaffanculo, va. Non ti stendere però? Cazzo che gara! Mamma mia! No, che folli! Quindi avevo dovuto toccare per passare, porca puttana! Oh. Puttana, per tanto così non ti ho passato! Figa, hai sbagliato le ultime tre curve, ho detto minchia, tra un po' ce la faccio, te la faccio, ce la faccio! Ma non lo so, non riuscivo a guidare!
Come cazzo hai fatto a girarti te a quella curva lì? Come hai fatto a girarti? Cioè, a un certo punto mi sono trovato lui davanti. Non so come, siamo un po' toccati là in mezzo. No, c'era un attimo, tutti e tre. Eravamo una cosa, cioè. Ma poi dopo, alla fine ho sbagliato 3-4 volte. Beh, che dire, possiamo invocare il trionfo ufficiale. Trionfo. Gara pazzesca, fotonica, io ho finito gli aggettivi, cioè non mi aspettavo di migliorare così tanto da una gara all'altra. Tu hai fatto un miglioramento incredibile, veramente io pazzesco. Mi sono sentito peggiorato, se devo essere sincero. No, beh. Però ragazzi, se questo è il buongiorno, insomma, è stata una gran bella, ci divertiamo. Bella gara, no, combattuta, sorpassi, bagarra, esatto, bella. Insomma, la media è buona, un po' di ogni due gare, quindi tutto sommato contentissimo. Sarà la tuta, palese, la tuta che fa la differenza. È la tuta, sì, che sì, fa la differenza, esatto. Infatti, cioè, due con la tuta, due sul podio, voglio dire, esatto. Qualcosa deve fare questa tuta. E il vincitore della volta scorsa, che ha fatto una gara incredibile, ha fatto una gara figa, incredibile, però, ma... però ci sono piloti più bravi, meglio, perché sarà sempre più divertimento, evidentemente, no? Assolutamente, assolutamente. Oh, speriamo di replicare a Mantova, Varano e compagnia, Misonino soprattutto. Ne abbiamo tantissimi programmi. Sarà veramente divertente. Forse speriamo anche uno gareggiando come la Marussia. Vedremo, vedremo. Spoiler, ma spoiler. Forse. Progettoni, comunque, per i kart, insomma, siamo amatori, però lo facciamo con divertimento. I segreti sono questi, direi che, insomma, si continuerà. Saranno contenuti veramente belli. Intanto, grazie a tutti per aver visto questo vlog di gare per una volta, non degli altri, ma nostre, per cui un cordiale saluto da Matthew Torgard e da Jag.